piccole specchiature il punto foglia. Eccolo. Si può avere forse? Aspetta, che ho toccato questo. Ecco, ecco, ecco. Ecco, questo è. Qui. Ecco qua, un po' più grandi, queste piccole. E qui. Sì, ma no, hanno visto. Ecco. Torniamo un attimo al museo e in questa vetrina ci sono gli unici merletti ad ago del museo ebraico e sono sistemati per abbellire dei talitot. Il talet è un manto che può essere quadrato o rettangolare, che ha delle strisce lungo il lato minore nel caso del rettangolare e che di solito è decorato con ricami bianchi. In questo caso invece per impreziosirlo sono stati sistemati dei merletti che sono merletti ad ago e realizzati con il punto Venezia. Che siano fatti comunque in abito ebraico è evidente perché ci sono i simboli dello scudo araldico e quindi ci sono gli emblemi araldici della famiglia. Ecco, anche se sembrano, può sembrare perché si differenzia la rete, può sembrare addirittura una rete a fuselli, è una rete realizzata ad ago con maglie esagonali. Ecco. Qui noi vediamo sempre dei talitot distesi, il che mi ha permesso di vedere in dettaglio le frange. I talitot devono essere frangiati e devono avere ai lati una nappa. Qui intravedete la nappa. Ecco. La frangia è il mezzo di comunicazione tra l'umano e il divino e la nappina che deve essere inserita agli angoli segue naturalmente le prescrizioni del libro dei numeri e del Deuteronomio, il 15° libro e il 22°. Devono essere queste nappine che si chiamano al singolare zit o al plurale ziziot, devono essere annodate e avvolte in silenzio e con devozione. È una preghiera rivolta a Dio. Ecco, qui vediamo in dettaglio il zizit. Ci sono due metodi. Questo che noi stiamo vedendo è un zizit sefardita. I fili sono sei, sono piuttosto grossi e sono allacciati all'angolo che è forato e rifinito con un punto festone e da due nodi. Uno dei sei fili a turno viene fatto girare attorno agli altri, poi ci sono due nodi, poi viene fatto girare. In quello sefardita viene fatto girare 7 volte, 8 volte, poi 2 nodi, 11 volte, poi 2 nodi, 13 volte, poi 2 nodi, poi lasciato libero. Sono in tutto 39 avvolgimenti che significano gematria, cioè il Signore è uno. Invece nello zizit ashkenazita vengono avvolti 5 volte, sempre i due nodi, 6, 5 e 10, per un totale di 26, che significa tetragrammaton, che è uno dei nomi del Signore. Ecco, io in questo capolavoro, perché io lo considero un capolavoro, voi adesso lo vedete fatto con filato grossolano, è uno di quelli fatti sistemato vicino alla divisa dell'ebreo Ferrara, e voi dovete allora, io ho visto in nuce un merletto, voi dovete immaginarlo fatto con filato sottilissimo come quelli del 6 e del 700 e magari accostati tanti uno all'altro e sicuramente è evidente che anche la cultura ebraica in questo zizit ha manifestato comunque un esempio originale, secondo me straordinario perché è legato alla preghiera,
di Merletto. Con questo ho finito e vi ringrazio. Buongiorno, ci troviamo qui per il secondo dei nostri incontri in cui vi aggiorniamo sull'avanzamento dei lavori di restauro del Merletto che ha dato l'idea di questa serie di incontri. La volta scorsa abbiamo parlato dell'importanza di conoscere approfonditamente un'opera prima di intervenire con il restauro o con la conservazione. Oggi vedremo una seconda fase di indagini che è quella che riguarda lo stato di conservazione. Infatti, è importantissimo al fine di progettare un intervento di restauro corretto riuscire ad identificare e comprendere le cause che hanno portato al degrado dell'opera che abbiamo davanti e anche riconoscere, io guardo questo, questo non lo vedo, scusatemi, ma senza occhiali. È importante riconoscere e rilevare i danni che si incontrano al fine di poter progettare correttamente l'intervento. In queste immagini vedete l'osservazione del manufatto dapprima con una lente contafili nella foto in alto e per un'indagine ancora più accurata con il microscopio stereoscopico e vedete infatti un particolare ingrandito di uno dei danni riscontrati sul merletto. In questo caso abbiamo la frattura delle barrette di collegamento. Potete vedere la scaletta che è stata indicata in basso che vi fa capire quanto è piccolo questo danno. Considerate che le barrettine di collegamento sono all'incirca 3-4 mm lunghe, quindi pensate che questo danno non arriva ai 2 cm, quindi è necessaria un'osservazione molto attenta, anche perché questo è un danno macroscopico, ma ci sono danni molto più piccoli che è molto più difficile vedere ad occhio nudo o anche con la lentina. Da cosa si parte per la valutazione dello stato di conservazione? Come abbiamo visto l'altra volta, bisogna identificare i materiali costitutivi e in questo caso avevamo riconosciuto la fibra di lino. La fibra di lino, per le sue caratteristiche, è esposta ad un certo tipo di danni che sono tipici proprio della sua costituzione. È una fibra cristallina che ha una struttura simile a quella della canna, per poter capire macroscopicamente, con una serie di nodi a distanza regolare distribuiti sul fusto della fibra. Questi nodi rendono la fibra rigida, quindi facile a fratturarsi. Quello che noi immaginiamo microscopicamente avvenga nella fibra
più macroscopicamente avviene nel filato realizzato con questa fibra. Se voi vedete il particolare in alto del filo, vedete che ci sono tutta una serie di filamenti sottilissimi. Ciascuno di quei sottili filamenti che riuniti costituiscono il fascio del filo è costituito a sua volta da un fascio di fibre, quindi si rompe la fibra, si rompe il fascio di fibre, si rompe il filo. Infatti, quello che noi abbiamo potuto rilevare su questo merletto, che ricordate, le misure è alto 70 cm circa ed è lungo 328 cm, quindi un'osservazione veramente lunga e minuziosa, abbiamo potuto però rilevare che l'indebolimento generale delle fibre è lieve e pertanto il manufatto è abbastanza solido ancora. Questo indebolimento è più marcato nelle zone critiche, cioè quelle in cui o per la tecnica di lavorazione o per la confezione il manufatto viene sottoposto a stress maggiori. Inoltre è rilevabile su tutta la superficie il fenomeno del foxing. Vedete nel particolare quelle macchioline brunastre, è un fenomeno che tutti noi conosciamo quando abbiamo tirato fuori dall'armadio un lenzuolo o una tovaglia rimasto per tanto tempo chiuso. È questa semina di macchioline molto piccole, brune, giallastre, che sono dovute all'ossidazione di una componente della fibra del lino, della lignina. Quindi è molto più facile verificare questo fenomeno nei manufatti di lino che in quelli di cotone, ma leggermente anche in quelli di cotone. In questo caso veramente c'era una pioggia di queste macchioline di varia intensità. Un'altra cosa che noi teniamo in considerazione per analizzare lo stato di conservazione è la tecnica di fabbricazione, che va sia dal passaggio dalla pianta al filo, quindi tutte le tecniche e gli strumenti anche aggressivi dal punto di vista meccanico e fisico e chimico che si usano per macerare, battere, filare, bollire, tingere o sbiancare, sia le tecniche per la realizzazione del merletto nel nostro caso. Abbiamo i danni che abbiamo qui evidenziato e che potete, uno di questi lo potete vedere indicato dalle frecce, sono slegature dell'intreccio, perché ovviamente il nostro è un merletto non a fili continui, quindi ci sono diffusamente sulla superficie tagli del filo, nodi che si sono disfatti, fili tagliati che non sono più fissati da nulla. La tensione causata dalle cuciture, perché un merletto, immaginate un merletto così grande, non è stato ovviamente realizzato in un unico pezzo come le falsature o le bordure che ci faceva vedere la dottoressa D'Avanzocoli, ma sono realizzati a parti separate unite insieme successivamente, sia a fuselli che ad ago, cucite pertanto. E queste cuciture a volte hanno causato delle tensioni che hanno poi indotto delle lacerazioni. Un caso, qui l'abbiamo citato per ultimo, in amidature, un caso che nel nostro pizzo non è stato riscontrato, ma è importante tenerlo presente perché questi manufatti venivano spesso inamidati, cioè resi più rigidi con bagni a base di amido o di glucosio. Questo ha causato nel tempo dei problemi, prima di tutto perché questa sostanza attira gli insetti e i roditori. Quindi li espone ai pesciolini d'argento, ma anche ai topi. Inoltre, rendendo questi materiali, che a volte sono anche molto molto sottili, rigidi, li espone di più al rischio che si spezzino, perché voi immaginate che un oggetto che potrebbe essere flessibile viene invece reso più rigido, perciò se si piega, per esempio per riporlo, si potrebbe spezzare. Nel nostro caso, stavo dicendo, l'inamidatura non è più presente, in quanto sicuramente, forse anche prima, ma sicuramente durante la vita antiquariale questo manufatto è stato lavato. Molto spesso ricordiamo i pizzi che venivano bolliti. Questo è un particolare al microscopio stereoscopico, appunto, di fili provenienti dall'intreccio del pizzo che si sono slegati. Ricordate che quello che abbiamo visto l'altra volta, cioè che ciascuno di questi sottili fili è grande la metà rispetto a un filo da cucire. Sono veramente sottilissimi.
Successivamente si passa ad esaminare i danni che sono derivati al manufatto a seguito del suo uso proprio o improprio, perché un manufatto è stato progettato per un determinato uso. Se poi nel corso del tempo quest'uso viene meno, o perché il manufatto non è più idoneo, o perché cambia la moda, o perché cambia la destinazione che decide il proprietario, questo manufatto viene sottoposto a stress che non erano previsti al momento della sua progettazione. Immaginate ad esempio un pizzo che venga utilizzato come copritavolo, che cosa gli può accadere lungo gli spigoli del tavolo o proprio negli angoli. Se questo pizzo era stato previsto per adornare un abito, come in questo caso comunque una cosa che si indossa ed è molto leggero, chiaramente il bordo del tavolo causerà un danno. Quindi abbiamo danni come lacune, quando manca completamente una parte di materia, il buco, strappi e lacerazioni. C'è una leggera differenza dal punto di vista conservativo, ma è veramente minima. Rammendi, ce ne sono moltissimi su questo manufatto, anche se bisogna osservarlo molto attentamente per poter